Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parleremo di decoder stealth, ok, telesystem, un ottimo prodotto, un telecomando molto grande, non programmabile però per il televisore. Ha la funzionalità anche televideo, non spesso viene inserita all'interno dei decoder. Adesso andremo a installarlo e vedremo subito come si comporta. L'estetica del telesystem è questa. Quindi troviamo il nostro ingresso alimentazione, abbiamo l'ingresso IR dell'infrarosso, l'USB, la testa, come anche l'altro che avevamo presentato, è mobile, ok, ingresso antenna e uscita HDMI. Procediamo subito all'installazione e vediamo come si comporta. Eccomi. L'ho installato, ingresso antenna, ingresso HDMI, IR e adesso procedo a mettergli l'alimentazione. Per una questione di praticità non l'ho inserito nel retro del mio monitor e preferisco averlo fuori. Gli andiamo a inserire la sua alimentazione. Mi raccomando, l'infrarosso deve essere sempre posizionato a bordo del televisore, perché altrimenti se lo lasciate dietro non prendete nulla. Bene, la prima schermata che ci compare, oltre a il bel telecomando con i tasti molto molto grandi e la funzione anche televideo che non tutti hanno, come al solito, lingua italiano, paese Italia, risoluzione HDMI, io la posiziono, se c'è, a 1080p 60Hz, che ha un attimino di qualità superiore, infatti sì, salvo la configurazione. Modalità d'aspetto 16 noni, quindi formato cinematografico, LCN acceso, mi dice di impostare direttamente un pin, io procedo con 1, 2, 3, 4, confermo con 1, 2, 3 e 4. Adesso mi fa fare la scansione automatica dei canali. Gli do conferma con l'ok centrale e adesso vediamo quanto ci mette a ricevere i canali. Diciamo che l'aspetto estetico è un attimino differente da tutti gli altri che io ho provato. È un attimino diverso, quindi si comporta con una chart differente. Intanto che lui cerca i canali, io vi ricordo che dal 20 di ottobre passeranno alcuni canali con la decodifica MPEG-4. Ciò cosa significa? Che se voi avete un televisore o un decoder che riceve i canali in alta definizione, non serve che per il momento acquistiate un nuovo decoder. Mentre a partire da gennaio 2023 avete l'obbligo, purtroppo se volete continuare a vedere, di comprarvi un decoder nuovo o altrimenti di cambiare televisore. Adesso vediamo come si comporta con la ricezione dei canali. Bene, ha trovato 310 canali e 45 stazioni radio. Ci sono dei conflitti, quindi vuol dire che due emittenti si appoggiano sullo stesso canale. 7 Gold, 7 Gold HD, ok. Ho selezionato, sta memorizzando. Mi posiziono subito su un canale, ok, dove non ho problematiche di copyright. 50 dovrebbe essere Sky TG24, esatto. Ok. Partito, come tutti gli altri decoder si vede in maniera buona, una buonissima immagine. Premiamo il nostro menu, ok, molto scarno il suo menu interno, quindi lista canali, il primo step è la possibilità di andare a rivedere tutta la lista dei canali, idem compattate lista canali radio, ho la possibilità di vederveli tutti, o cancellare tutti quanti, addirittura vi tiene in memoria, fra virgolette, i canali TV eliminati e i canali radio eliminati se li volete reinserire all'interno. Antenna, ricerca automatica, ricerchiamo di nuovo tutti quanti i canali per l'ennesima volta o altrimenti ricerca manuale, se sono una frequenza particolare posso andare direttamente a ricercare il canale che a me interessa.
lingua, l'impostazione della lingua del menu all'interno, impostazione audio e video era quella che abbiamo fatto all'inizio, quindi la scelta del la tipo di risoluzione, ok, l'uscita audio digitale, abbiamo all byte stream out o altrimenti lo standard che è l'LPCM, quali vi consiglio di lasciare l'LPCM. Mentre vediamo di ritornare indietro, ok, impostazione dell'orario, lui automaticamente se lo prende, ma se volete potete anche andare a cambiarlo per paese, per le vostre preferenze. Impostazione del timer, quindi timer di andare ad avviarsi su un canale scelto, posso dirgli quando, dove, durata di avvio e fine lo spegnimento. Impostazione che magari se qualcuno deve vedere per determinati tipi di giorni un canale particolare può farlo. Mentre adesso c'è più di una lista per poterlo fare, quindi posso fare una molteplice lista. Parental control, qua mi chiede il pin che ho fissato prima, 1, 2, 3, 4, quindi qui io posso andare a modificare il blocco, ok, della visione per quanto riguarda la protezione dei bambini, o altrimenti un blocco generico se non voglio che qualcuno vada a vedere un programma particolare. Impostazione USB, on screen display, durata di 5 secondi è l'informativa che vi viene che vi viene fuori dal canale, quindi quando voi cambiate canale vi viene fuori scritto la trasmissione e qui avete la possibilità di scegliere quanto volete che quella schermata vi compaia in esterno, quindi 5 secondi, 6 secondi e la trasparenza invece del fondo, ok, vedete, del menu. Favoriti, qua potete creare anche una lista dei favoriti, quindi potete mettere una lista con dei canali particolari quali vi interessano di più e quindi creare per l'appunto la vostra playlist. Il servizio AD, che sarebbe praticamente dell'audio descrizione, chi ha problemi di vista e non riesce a vedere bene le immagini, con questo tipo di programma abilitato c'è una descrizione del fondo e quindi del film che si sta vedendo, la possibilità di avere anche uno scostamento del volume dalla fonte originale a quella descrittiva. Sotto abbiamo anche altro, alimentazione antenna spento, come al solito vi dico che se non siete in un camper o in una barca l'alimentazione non dovete abilitarla, altrimenti mandate in corto l'antenna della casa. Tipo di canali tutto in chiaro, free to air praticamente quelli in chiaro o altrimenti canali criptati o tutto quanto o tutti quanti. Questo è per la quanto riguarda la ricerca, volendola fare solo i canali in chiaro o anche quelli a pagamento. Autospegnimento dopo 3 ore che nessuno schiaccia niente, il decoder si spegne. HDMI CEC che sarebbe il controllo HDMI, se voi abilitate questo tipo di funzionalità qui, ok, e lo agganciate su un televisore che è abilitato col CEC, lui si posizionerà direttamente sull'HDMI scelto senza ogni volta dover stare a premere input e andare a ricercare l'ingresso. Informazioni, le informazioni del decoder, quindi ricevitore facile stealth 2, data di creazione 5/2021, vi dà qualche informativa in più, non ha ingresso LAN, quindi aggiornamento nell'eventualità via internet non è possibile farlo, reset di fabbrica, impostazione aggiornamenti automatici, ok, nell'eventualità lui può prendere da canale antenna, se Telesystem gli ha inviato l'aggiornamento del software, se lo prende direttamente da quell'emittente. Media player, quindi video, musica, foto, informazioni USB e impostazione time shift. Allora lui un USB rack non lo fa, però fa il time shift. Il time shift che cos'è? È quella possibilità di registrare, ok, quando voi state vedendo un canale e nell'eventualità dovete andare da qualche parte, potete andare a preimpostare il time shift, lui lo registra sulla chiavetta, però non è una programmazione di registrazione, è un salvataggio di quello che io non ho visto all'interno di una chiavetta o di una massa di memoria. Il menu è finito. Ok, qui abbiamo l'informativa diretta di
quello che sta vedendo, c'è la funzionalità televideo che sicuramente non funziona, esatto, perché sono comunque sul canale Sky TG24, basta premere questo tipo di pulsante qui. Abbiamo un altro pulsantino con i sub, nel senso i sottotitoli, è diretto. EPG invece dovrebbe funzionare guida elettronica dei programmi, quindi vi dà direttamente l'informativa. Nel 16 c'è TG24 Now, ok, e ripremendolo un'altra volta, ritorna al canale info, mi ridà di nuovo le informazioni di quello che avevo visto. Devo dire che comunque, come tutti gli altri, è un buon decoder, minimale, perché comunque non ha all'interno nessuna possibilità, nessuna configurazione di internet. Il telecomando è molto grande ed è ben fatto con le funzionalità che servono, quindi televideo, guida, ok, tasti grandi. Ho già suggerito, nell'eventualità che voi avete la TV appesa e dovete agganciarlo con ingresso HD, logicamente lui starà a penzoloni, ma se gli mettete un po' di velcro agganciato al decoder e dall'altra parte dietro il televisore, lo appiccicate e quindi vi rimane lì. Che cosa dire? Stealth, invisibile, pratico. Per chi non ha esigenze particolari, questo, ripeto, è un buon decoder. Anche il menu è comunque abbastanza intuitivo e fa il suo. Ragazzi, grazie e alla prossima. Ciao.